Buonasera, hola. Oggi vi parlo di questo libro qua, Gershom Scholem, da Berlino a Gerusalemme. Non sono sicuro di aver pronunciato bene il nome. Chi è Gershom Scholem? Scholem è un ebreo tedesco, nato in Germania nel 1897, emigrato a Gerusalemme negli anni 20, dove è diventato professore di mistica ebraica. Questo libro racconta della sua vita, appunto dalla nascita fino a quando si trasferisce a Gerusalemme, e dice qualcosina dei primi anni a Gerusalemme. Qual è l'interesse di questo libro? Lui descrive la sua formazione, descrive i libri che ha letto, le cose che ha fatto, le persone che ha incrociato, ha incontrato, i suoi studi universitari, un po' in tutta la Germania, a Berlino soprattutto, ma non solo, e descrive anche i suoi rapporti con la comunità ebraica della quale faceva parte. Cos'è di interessante in questo? Lui ci dà una figura, ci dà una immagine nel corso di questi 20 anni molto molto interessante su qual era la situazione della comunità ebraica in Germania in quegli anni, in quei vent'anni, e ci descrive come questa comunità fosse divisa in due grandi gruppi. Una prima parte di persone che voleva integrarsi nella comunità tedesca, nello Stato tedesco, volevano diventare prima di tutto dei tedeschi di religione ebraica. L'altra parte, minoritaria, invece, era fatta di persone che invece volevano mantenere o riscoprire addirittura le proprie origini ebraiche, sia dal punto di vista culturale, anzi soprattutto dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista religioso. La prima parte, così, in maggioranza, spesso perdeva l'utilizzo della lingua, non parlava più in ebraico, in Yiddish, molti si sono convertiti al cattolicesimo, molti si sono, come dire, hanno perso le loro tradizioni e non seguivano più la cultura, la storia ebraica, se no magari trovandosi, che ne so, il venerdì sera in famiglia raccontandosi aspetti della loro cultura ebraica. Questa era la maggioranza. La minoranza, appunto, era in parte sionista, ma in parte anche non necessariamente sionista, cioè non voleva necessariamente emigrare in Palestina, ma insomma voleva mantenere vive le tradizioni. Importante è l'atteggiamento filosofico che aveva il nostro Scholem, perché lui parlava, dice, mi riferisco all'autoinganno. Lui considerava la posizione di chi voleva integrarsi assolutamente negativa, che è stata una delle caratteristiche, scoprire questo autoinganno. A un certo punto dice che l'ampio strato al quale qui mi riferisco e i suoi rappresentanti spirituali e politici volevano credere nell'assimilazione, alla dissoluzione in un ambiente che li considerava per lo più con indifferenza o peggio con un atteggiamento poco benevolo. Autoinganno. Alla fine del libro c'è un intervento, una postfazione molto interessante di Giulio Busi, e lui parla, traduce il termine autoillusione, Selbstbetrug, non conosco il tedesco, autoillusione. Ecco, questa era la posizione filosofica, quindi teorica, del nostro autore. Lui era coerente con questa sua posizione, infatti lui ha cominciato a studiare con molta attenzione la lingua ebraica e studiare con molta attenzione le tradizioni ebraiche per prepararsi, a un certo punto l'ha capito, per prepararsi a emigrare in Palestina, dove è emigrato appunto negli anni 20. In Palestina prima ha lavorato nella Biblioteca Nazionale, poi quando è stata fondata l'Università di Gerusalemme è diventato professore di mistica ebraica. I motivi per leggere questo libro sono proprio questi: la sua capacità di descrivere in modo molto puntuale, perché racconta moltissimi episodi, racconta la situazione di molte persone, questa situazione. Lui aveva capito, non da solo naturalmente, insieme ad altri, quale poi sarebbe stato il destino. Ovviamente non poteva immaginare una tragedia di quel genere, però insomma in qualche modo
Poi il libro lo scrivo negli anni 80, del 1980, quindi dopo molti anni, sono ricordi, e in qualche modo la storia gli ha dato ragione. Un secondo motivo per leggere questo libro, almeno per quanto mi riguarda, è molto personale. Io ho visto da questo, dalla lettura di questo, quanto abbiamo perso, cioè la Shoah, milioni di esseri umani che sono stati assassinati nei campi di concentramento, al di là della tragedia ovviamente umana, rappresentano anche una perdita enorme per la cultura europea. Sono stati assassinati medici, professori universitari, musicisti, scrittori, intellettuali molto importanti che avrebbero potuto come dire, dare un contributo enorme alla cultura europea se non ci fosse stato questo, se non fossero stati tutti quanti assassinati nei campi di concentramento. Ecco, questo è un pensiero che mi è venuto in mente leggendo questo libro. Bene, ve lo consiglio naturalmente, eccolo qua, edizione Einaudi. È un po' che c'è, io 11 euro, no scusate, 21 euro costa, è uscito in Italia nel 2000, però è stato scritto negli anni 80, perché il nostro autore è morto nel 82, mi pare che sia stato morto, vedete, è stato scritto nell'82, non so se è uscito postumo, 94 è stato pubblicato in Germania e finalmente nel 2004 è stato pubblicato in Italia. Bene, buona lettura.